Allora, noi siamo un gruppo che ci italiani come si può dire la nostra insegna fuori, facciamo parte del regionale, io sono il presidente regionale, io sono il vicepresidente nazionale, la compagna, tutti i di dove siamo? Noi ci siamo incontrati prima volta a Matteoluzzi, a Castellammassa, la reggia della Chiesa, la reggia, siamo passati sulla piazza a fare dimostrare. Queste sono le capossi, sono i fortini del canale. Ma dimmi la verità, tu veramente molto presente di insegnare a questo signore essenziale. Assolutamente sì. Gare di dolce, gare di pasticceria. Non si sente il microfono. Allora, noi che noi realizziamo e facciamo perché l'insegnamento all'uso del cioccolato, del puro cioccolato, all'uso del puro cioccolato e all'acquisto anche del cioccolato, perché tanti non sanno acquistare il cioccolato, non conoscono nemmeno gli ingredienti. Ecco, partiamo un po' da lontano, vediamo, insegnaci ad andare in salumeria, al supermercato, che cosa dobbiamo comprare. Qua ci stanno abbuffando i nutrienti. La Nutella? Allora ascoltami, la Nutella ormai l'ha presa un po' da padrone sul mercato anche della pasticceria, è un gusto che piace un po' a tutti, ma non è un cioccolato, è una crema sfallabile, non si chiama cioccolato. Il cioccolato è che cosa? È quello lì che noi compriamo duro, ok? Che praticamente lo troviamo in paglie o in blocchi nel supermercato o nel negozio. L'importante è che guardiamo non la marca, non il prezzo, ma la posizione degli ingredienti dietro. E il primo ingrediente per avere un buon cioccolato è pasta di cacao. Dopo viene zucchero, burro di cacao, lecitina. Questo è il frutto della pianta. Però non vai ad acquistare. No. Noi acquistiamo un prodotto che ci fornisce l'azienda, che no, questa è la pasta, questo è il cacao, che è praticamente il cioccolato finito. Allora, dopo la fava, la capossa, esce il seme del cacao, che sarebbe questo, tipo una mandorlina, dove viene lavorato, e subito dopo la prima lavorazione è questa qui, la pasta di cacao, che faccio vedere al cameraman. Dopodiché, quando leggo fondente a 70, fondente, ma che è questa percentuale? In cassa, cosa? Allora, quando leggi sulla tovaletta 70% di cacao, allora quando leggi 70% di cacao sulla tavoletta non è altro che l'addizione fra la pasta di cacao e il burro di cacao, i due ingredienti più importanti per il cioccolato. Il cacao è un residuo della lavorazione del cioccolato. Invece che lo possono consumare con grande facilità, perché a livello fisiologico il colesterolo non lo aumenta, non lo aumenta e non lo diminuisce, già le caratteristiche organolettiche e nutritive ad alta percentuale, la tavoletta di cioccolato sostituisce un pranzo. Sicuramente il cioccolato è da consumare fermento, ovviamente, perché è quello che ha proprietà organolettiche migliori, per cui sicuramente un buon cioccolato è un fermento. Quindi viene usato anche su certo, viene usato a seconda poi delle ricette, ma cambiato se voglio mangiare un po' di dove devo venire, lo possiamo dire al nostro pubblico. Beh, io faccio parte di un'associazione che è Diego Pasticcini, diciamo che io sono Antonella D'Amora e se volete mi potete trovare a casa la pari di Sabbia. Quale pasticceria? Ragazzi, mai fidarsi di un cuoco magro, è una giusta di sicuro. Tu sei? I tuoi dolci dove li posso mangiare? Adesso
con la rete fragolita. Voce. Presidente, abbiamo il dolce di San Michele che adesso stanno mettendo a punto la carta di melenzane con la cioccolata, che hanno un'origine a metà strada tra l'Oriente e l'Occidente, sai, come i colloquieri di questi piastri, oddio, è un termine poco felice, ma comunque tu che cosa ne pensi? Perché anche lì ci sta l'apporto di cioccolata, il connubio con la frutta. Allora, ti devo un attimo correggere, c'è l'apporto di cioccolato, non cioccolata, perché noi la cioccolata la prendiamo a bar quando la prendiamo. Scusami l'appunto, ma era doveroso. Assolutamente. Riguardo la melanzana al cioccolato, è un prodotto veramente antico, ma è buono, è un connubio eccezionale. Il cioccolato oggi sposa con tanti ortaggi e anche tanta frutta, tipo il mirtillo. Sembra strano mangiare del mirtillo con cioccolato, eppure oggi c'è. Cambia di gusti. Quando andremo prossimamente a Perugia per la grande mostra del cioccolato, in quale stand dovremmo fermarci, Presidente? Che cosa dovremmo valutare? Perché là ci fanno un'idea confusionaria di commistio cioccolato con la mente, già partiti di latte nate 30 anni fa, ma adesso siamo arrivati con il cioccolato al peperoncino, il cioccolato al basilico, il cioccolato a casa per statale, casa per statale in Dacia. Ti posso anche dire di più? Ho trovato anche la cioccolato con la marijuana all'interno, che è concesso praticamente anche la vendita. Quindi sono tutto cioccolato che comunque con l'aggiunta di altre cose, diciamo che va su un altro piano del cioccolato. Il puro e vero cioccolato è quello, è il fondente, dopodiché possiamo accettare ancora il latte e proprio in grandi linee il bianco, ma tutto quello che concerne all'interno di quattro ingredienti che c'è nel cioccolato fondente e tutto in più, che noi pasticceri diciamo che prendiamo un po' le distanze. Benissimo, il pubblico sta aspettando che tu possa impartire, diciamo così, delle lezioni che non siano solamente pratiche, che siano anche lezioni rivolte al consumatore, che cosa, come e dove scegliere, che cosa comprare. Certo, non indicare l'acquisto di un frutto del genere, perché prima che avvenga cioccolato c'è una trafila enorme. Qui sicuramente loro non lo possono acquistare quando non lo possiamo acquistare noi, perché questi frutti vengono messi in quarantena, vengono essiccati nella fascia equatoriale, dopodiché vengono importati e dove... Questo è un altro capitolo interessante. Alcune aziende fanno lavorazione, sì. Tra i maestri addetti e responsabili di lavorazione per il cioccolato, quale devo scegliere? Quello del Sud America o quello del Vietnam? In Sud America sicuramente sì. Lascio al tuo posto e faremo alcune riprese. Ti ringrazio. Locco.